Ecco, siamo al quarto giorno della nostra meditazione sull'amore più grande, ispirata a questa parola di Gesù del Vangelo di domenica, riprodotta in Luca, capitolo 14, versetto 26. Se uno viene a me e non mi ama più di mio padre, di suo padre, di sua madre, dei figli, dei fratelli, delle sorelle, della sua vita, non può essere mio discepolo. Quindi vuol dire anche non può essere salvo. E vogliamo stamattina non solo chiedere al Signore che anche oggi possiamo crescere in quest'amore, perché questo è un amore che sulla terra cresce all'infinito e cresce pure nel purgatorio. E vogliamo non solo chiedere questa crescita e impostare la nostra vita come una possibilità preziosissima di crescita, ma anche riflettere che questa crescita nell'amore supremo per Gesù è il concentrato della volontà di Dio per noi. Sicuramente Dio vuole che amiamo il suo figlio, sicuramente Dio Padre vuole che cresciamo sempre in quest'amore. E quando anche diciamo il Padre nostro, diciamo sia fatta in noi la tua volontà e nel mondo, implicitamente chiediamo che tutti possiamo amare Gesù e che possiamo crescere nell'accoglienza del suo figlio benedetto. Detto perché da questa accoglienza dipende la nostra salvezza, dipende l'effusione dello Spirito Santo in noi, dipende la remissione dei nostri peccati e la capacità di amare, di perdonare, come Dio stesso ci chiede. Allora, stamattina vorrei proporti tre atti di amore per crescere in Gesù, tre atti di amore. Il primo riguarda il lavoro o le cose che fai. Lavorare per Gesù e dirglielo: Signore, questo lavoro che faccio, questa faccenda, questo studio è per te. Lavoro per te, per crescere nel tuo amore, servendo il prossimo. Secondo, gioire per Gesù. Le cose belle della vita che ci sono, soprattutto se tu apri gli occhi con la grazia dello Spirito Santo, e vedrai che ci sono anche tante cose belle nel mondo e nella vita, non ci sono solo cose negative. E queste gioie che a volte il Signore ti dà, viverle per Lui. Mi rallegro insieme a te, voglio condividere con te questa gioia che tu mi dai. E anche queste gioie diventano esercizio, elemento di crescita nell'amore di Gesù. E poi vivere per lui anche i dolori, le sofferenze, perché finché siamo nel mondo anche questa esperienza c'è. Ecco, se noi la viviamo con Gesù, questa diventa una delle cose che più ci può far crescere nell'amore del Signore, proprio la sofferenza che senza la grazia di Dio ci schiaccerebbe e ci farebbe quasi morire un anticipo della morte. Invece, da quando Gesù ha assunto la vita umana ed è morto e risorto per noi, c'è una grazia speciale anche per vivere i dolori per amor suo e in questa crescita all'infinito che è bellissima. Quindi lavorare per Gesù, gioire con lui e per lui e anche e soprattutto soffrire insieme a lui e non sciupare le sofferenze. Ci sono stati dei santi, me ne ricorda una, che diceva: voglio soffrire e non voglio morire, o Signore, perché aveva capito così bene la potenza salvifica della sofferenza, non perché fosse masochista, ma perché aveva questa luce, questa esperienza di questa presenza speciale di Gesù che attraverso la sofferenza ci fa crescere grandemente sia nel suo amore sia nella potenza redentiva della nostra vita. Questo lo raccomando specialmente ai genitori e anche ai coniugi che a volte hanno grandi sofferenze per i figli oppure per le rotture
dell'armonia dell'unione coniugale. E per questo ti benedico, perché possa andare avanti in questo amore e capire in questo modo nuovo il senso della vita. Il senso della vita è per crescere in questo amore. Ogni ora è preziosa, chissà quante anime si possono salvare con una sola ora di vita terrena vissuta in unione col Signore Gesù. Per questo ti benedico. Il Signore sia con te e con il tuo spirito, Padre Santo, che ci dai questa grande grazia di un nuovo giorno da vivere per crescere nell'amore tuo e del tuo figlio. Concedi a tutti quelli che ascolteranno queste parole l'apertura del cuore e anche l'infiammarsi di un desiderio di crescita nell'amore verso Gesù, perché siano salvi e siano strumenti di salvezza per molti. Per questo li benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ti auguro una santa giornata.